Il pubblico ministero di Palmi ha chiesto la condanna degli imputati coinvolti nell'operazione denominata Nove Leve. L'inchiesta, eseguita lo scorso 22 marzo dai carabinieri, vede protagonisti 11 giovani giovanissimi della piana di Gioia Tauro, Seminara, Sinopoli, Melicucca, Palmi, Cinquefrondi, accusati a vario titolo dalla procura di Palmi dei reati di danneggiamento aggravato, detenzione abusiva di armi e munizionamento comuni e da guerra, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il PM, alla fine della sua requisitoria, tenuta ieri mattina, ha chiesto la condanna di tutti gli imputati: Michele Lombardo 4 anni, Gabriele Lombardo 6 anni e 2 mesi, Angelo Lombardo 1 anno e 2 mesi dopo la riqualificazione del reato, Fidia Mesiano 2 anni e 2 mesi, Giuseppe Oliveri 2 anni, Samuele 42 anni e 2 mesi, Francesco Violo 3 anni e 1 mese, Tommaso Oliveri 6 anni e 8 mesi, Rocco Lombardo 3 anni e 4 mesi, Elio Arcangelo Morfeo 3 anni e 10 mesi. L'indagine, coordinata dalla Procura di Palmi e dalla Procura dei Minori di Reggio Calabria, scaturisce dall'attività investigativa condotta dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Palmi da novembre 2021 ad agosto 2022, avviata a seguito del danneggiamento dell'abitazione di una donna a colpi di pistola. Il sistema di sorveglianza riprese due persone con indosso delle tute bianche e volti travisati mentre esplodevano 18 colpi di pistola al portone di ingresso e alla garage dell'abitazione della donna. Intanto, qualche giorno prima, alla fine di ottobre 2021, i carabinieri della stazione di Seminara, a seguito di un'aggressione avvenuta nei confronti di un uomo e dei due figli minorenni, hanno avviato accertamenti che hanno consentito di denunciare all'autorità giudiziaria un gruppo di ragazzi, la cui individuazione è stata resa possibile soprattutto grazie alla collaborazione di una signora del posto che era stata testimone dell'aggressione avvenuta proprio sotto la sua abitazione, in grado di riconoscerne gli autori e di fornire i filmati della sua videosorveglianza. La stessa donna che qualche giorno dopo avrebbe subito il danneggiamento, gli investigatori non tardarono molto a mettere in relazione i due fatti. Le indagini hanno permesso, oltre che individuare i due giovani presunti responsabili del danneggiamento, anche di ricostruire la fitta rete di un nutrito gruppo di persone, per lo più tra i 19 e i 30 anni, che potevano contare, secondo gli inquirenti, anche sull'appoggio di loro conoscenti e parenti di rilievo criminale in grado di reperire armi e droga con estrema facilità, successivamente identificati negli odierni indagati. Il gruppo, secondo quanto sostengono gli investigatori, poteva infatti contare su una vasta parentela fatta di personaggi di primo piano dell 'ndrangheta di Seminara e Palmi. Nelle prossime settimane interverranno le difese. Il 24 ottobre prossimo dovrebbe essere emessa la sentenza.